Arte, spettacoli, musica e cultura è comunque estate, così è stato intitolato il cartellone di eventi estivi promosso dall'amministrazione comunale di Montevago. Sindaco. Sì, abbiamo cercato anche quest'anno, rispettando le norme anti-Covid, di dare un minimo di estate ai montevaghesi, a coloro che vengono da fuori perché vengono a fare le vacanze estive e a chi dai paesi vicini vuole avvicinarsi. Ovviamente il momento è un momento molto particolare. Cercheremo di farlo rispettando devono avere i pass, devono avere le vaccinazioni, quindi ci sarà, grazie alla Croce Rossa, ai vigili urbani, ai rangers, faremo anche dei controlli e ci saranno momenti che sono di commedie, di intrattenimento, una mostra di pittura dell'artista Pomodoro al vecchio centro. Insomma, stiamo cercando di dare un minimo di estate, insomma, di senso di estate in una comunità che è una comunità piccola e che vive d'estate di questo piccolo movimento che il comune può creare, insomma, ecco, quindi questo è l'obiettivo. Quindi un evento sicuramente interessante, anche quello del 21 agosto che si svolgerà nell'Archeologica Villa Romana. Questo è un momento bello che voglio rimarcare e sottolineare perché abbiamo avuto la possibilità di valorizzare il sito e ringrazio la sovrintendenza e il parco archeologico, il direttore Sciarratta, per la possibilità che ci ha dato di ripulire e rivedere il sito e mettere le staccionate e quindi in qualche maniera valorizzarlo. Noi come comune abbiamo messo una somma per l'esterno che è in pratica appannaggio comunale, quindi abbiamo sistemato la parte che riguardava il comune e il 21 inaugureremo con una rappresentazione in costume, ci sarà una, ri, come dire, una rivisitazione del luogo attraverso questa compagnia che ha organizzato, insomma, Sì, è il momento. l'Associazione Culturale Antico Mondo con la collaborazione dell'archeologa Viviana Caparelli. Esatto, e ringrazio Viviana per la professionalità, è venuta sul luogo, ha valutato ogni cosa e poi giustamente ha messo su con tutta la compagnia un momento scenico che appunto andrà in onda il 21. Ringrazio anche la società del Resicane, perché grazie a questa collaborazione con loro ci daranno, insomma, un momento di ristoro, un momento di convivialità. Diciamo, sono piccoli, piccoli passaggi che danno l'idea di un'amministrazione che cerca di fare il massimo in un momento, ribadisco, di grossa difficoltà e di non fare passare inosservata l'estate, tenendo conto però che il momento è un momento particolare, delicato e dobbiamo stare molto molto attenti.